cultura è il miglior biglietto da visita di un paese, fiore all'occhiello dell'Italia, patrimonio da preservare e coltivare accuratamente, ha detto il presidente Sergio Mattarella. E per farlo potrebbe essere utile un'alleanza ben studiata con il settore turistico. Proprio questo tema è stato al centro del convegno Cultura e Turismo, un'alleanza possibile per la crescita del territorio, svoltosi a Civitavecchia. Docenti universitari ed esperti si sono confrontati sull'opportunità di far camminare sulla stessa strada alleati turismo e cultura. Il turismo non si fa per andare a vedere solo una rovinetta, il turismo si fa per entrare in un mondo e questo mondo è fatto di esseri umani. Allora, se gli esseri umani si formano in base al loro patrimonio storico, sono in grado di generare un turismo diverso da quello che abbiamo noi oggi e forse anche di stimolarlo. Un'apripista di questo connubio può essere proprio Civitavecchia, il cui porto, con le oltre 800 toccate nave ogni anno, muove più di 2 milioni di croceristi, dei quali, secondo una ricerca del CERTET dell'Università Bocconi, il 50% si reca a Roma, il 37% a Civitavecchia e il 13% in altro luogo del Lazio. Noi siamo la dimostrazione a Civitavecchia che questo connubio esiste ed ha funzionato, quindi per essere pragmatici siamo partiti nel 2011 con un processo di valorizzazione del nostro sito culturale più importante che è il Porto Storico, ci abbiamo associato il turismo che viene da mare, da queste grandi navi da crociera e abbiamo cercato di valorizzarlo attraverso la costruzione e la costituzione del Roma Marina Yachting, quindi la possibilità di avere un ritorno economico da un processo di valorizzazione culturale con, diciamo così, l'integrazione con l'elemento turismo.